Buonasera, o meglio, buon pomeriggio. Bene, adesso andiamo a preparare un bel piattino. Faremo la calamarata, cioè a dire questo tipo di pasta. Eccola qua. Questa è la calamarata, i mezzi paccheri. Cottura lunga, questi hanno 13 minuti di cottura. Buonasera a tutti, buon pomeriggio. Con dei fagioli cannellini, cozze che abbiamo già aperto e qualche pomodorino. Bene? È un bel piattino saporito. Ciao Gio, per prima cosa ho preparato, eccolo qua, un brodo di pesce con dei pescetti da zuppo, semplicemente anche delle teste, delle ischie. Se andate in pescheria potrete chiedere di darvi, se puliscono il pesce, hanno le teste, delle ischie da parte, vi potrebbero dare e ci potete fare un fumetto di pesce che vi aiuta nella preparazione dei primi piatti con il pesce, sia di risotto che della pasta. Quindi questo l'abbiamo già preparato, ora lo frulleremo un pochino e poi lo passeremo. Ciao Sonia, grazie Sonia. Sì, andiamo proprio alla grande. Ecco qua. Quindi, adesso lo travasiamo. Ovviamente ci sono le vische. Dobbiamo fare attenzione alle vische. Gli diamo una frullinata e poi dopo lo passiamo. Ovviamente le rische e quant'altro, quindi le dobbiamo passare. E nel nostro fumetto andremo a cuocere la pasta. Adesso è il tempo che la pasta scende in cottura, possiamo preparare il condimento della nostra pasta. Quindi una volta che avete fatto il fumetto di pesce e avete aperto le cozze, vi ripeto sempre nel solito modo, con la nostra base diamo le nostre cozze, puliremo le cozze dentro una pentola capace, una bella pentola. Ciao Bilal. E con aglio, un pochino di cipolla, il nostro filettino di acciuga e olio, un pochino, poco poco peperoncino. Peperoncino sempre ad esaltare i nostri piatti, non a coprirli, mi raccomando. Benissimo, abbiamo frullato, dato una sfrullinata al nostro pescetto, che è il nostro brodo, eccolo qua. E adesso lo possiamo filtrare. Lo filtriamo, in questo modo tutto il sapore è andato nel brodo. Mi raccomando, nel brodo, nel nostro fumetto, non mettete molto sale, mettete poco pesce. Scusate, nel nostro fumetto di pesce non mettete tanto sale, perché poi andrà a ridurre e riducendosi quindi acquista più forza, sarà più saporito. Ciao Michael. Ecco, lo filtrate. In questo modo. E lì andremo a cuocere la nostra pasta, o ci servirà anche per mantecarla. Vi ricordo, prendete una pasta che abbia un tempo di cottura lungo e che dovrà mantecare bene, ok? Quindi possiamo di accendere il nostro brodino, lo lasciamo qui, perfetto. Adesso procediamo con una bella padella d'alluminio. Vi ricordo che per quanto riguarda la pasta, l'alluminio è sicuramente migliore per mantecare la vostra pasta, ok? Ecco.
ci andremo a mettere dell'olio, aglio, peperoncino e un pochino di filettine di arancino. Mettiamo il nostro olio, la padella, senza esagerare. Ci mettiamo l'aglio. Con il pesce d'aglio ci va, siamo a posto così con l'aglio, vedete bene? Vediamo un po', appena 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 un pochino di peperoncino, ecco qua, basta. Poi dipende da quanto è piccante il peperoncino che utilizzate. Sono peperoncini che pizzicano di più, altri che pizzicano di meno. Un cincinin di cipolla, appena mettiamo. Vi dovete regolare sempre in base alla quantità che andrete a preparare. Qui stiamo preparando per 100 grammi di pasta, quindi ci regoliamo per quello che andiamo a preparare. Poi, se dovete fare più porzioni, aumentate le dosi, ovviamente. Ecco qua. E la nostra base sta soffriggendo. Abbiamo i nostri pomodorini. Eccoli qua, i pomodorini, e li andiamo a fare a pezzi, li tagliamo, prendiamo i nostri pomodorini, ecco qua, prendiamo i pomodorini, nel frattempo sta soffriggendo, noi ne mettiamo molti, ecco fatto. Li andremo a saltare e poi aggiungeremo le nostre cozze, con molto importante, con il loro sughetto che hanno tirato fuori durante la cottura. È una cosa molto importante questa. Ecco, abbiamo tagliato anche i nostri pomodorini. Aspettiamo che si soffrigga del benino. Prendiamo una cucchiarella, dopodiché un po', ecco i nostri fagioli cannellini, un pochino li andremo a frullare, un pochino sì, un pochino no, in modo che faremo una bella cremina per la nostra pasta. Grazie Michael. Bene, mi fa piacere, ciao Francesca. Allora, ecco qua, ci siamo ragazzi, abbiamo la nostra base pronta e mettiamo i nostri pomodori. Eccoli qua, vedete come soffriggono per benino? In questo modo prendono un bel sapore. Ecco. Facciamo brustolire un pochettino e qui siamo pronti con le nostre cozze. Eccole, le abbiamo già aperte. Adesso, come hanno soffritto un pochino, aggiungeremo le cozze e, molto importante, la loro acqua, ok? È quella che darà sapore al nostro piatto. Bene, possiamo aggiungere le cozze. Ecco qua. Possiamo buttare in cottura la nostra pasta. Eccola qua, andiamo in cottura.
benissimo. Ora prendiamo i nostri fagioli e, come vi ho già detto, una parte la puliamo. E questi invece li aggiungiamo, ok? Li abbiamo messi insieme alle nostre cozze e al nostro pomodorino. Fiamma bella vivace. Benissimo. Poi, nei nostri fagioli aggiungeremo il nostro fumetto, un pochino. Lo prendiamo proprio direttamente dalla pentola e ci servirà per poter frullare i nostri cannellini. Bella crema, con questa cremina andremo a mantecare bene bene la nostra pasta. Oh, abbiamo fatto, ecco qua, siamo pronti anche con questo. Benissimo, e la possiamo aggiungere al nostro condimento. Perfetto. Oh, benissimo. Come vedete, è molto veloce la preparazione, non è una preparazione lunga per la nostra base, eh? Facciamo tirare un pochino. Aggiungeremo del prezzemolo, intanto la nostra pasta sta cuocendo, ecco qua. Prendiamo il nostro prezzemolo. E ci siamo quasi, eh? Abbiamo quasi fatto. Come vedete, non è esageratamente laboriosa. A posto. Tutto sta nel preparare il nostro brodo. Ciao Tony! Aspetta, mi metto gli occhiali, sennò non riesco a leggere, scusatemi. Allora. Ok, grazie a tutti della vostra attenzione. Bene, possiamo spalzare il fuoco, assaggiamo, mettiamo un po' di sale. Però non male, è a posto così. Vediamo. Ancora un pochino. Se avete qualche domanda, come vi avevo promesso, abbiamo fatto un bel piatto di pesce, quindi è anche abbastanza ricco questo menù. È un bel piattino, eh? È un bel piattino proprio. Qua faremo anche con il polpo, faremo la maltagliata con il polpo e i fagioli borlotti, in quel caso, no, i cannellini. Che abbiamo scelto un fagiolo più gentile, più delicato. È chiaro, se non avete la possibilità di fare un fumetto di pesce, cuocete tranquillamente in acqua salata. Questo è per dare quel tocco in più. Tranquilli. Capisco che diventa un pochino elaborato. Thank you.
tra delle cozze, i fagioli, potete prendere tranquillamente quelli in scatola, non è che vi dovete mettere in scatola i fagioli. E diventa abbastanza veloce, come avete visto non c'è voluto molto. Questo tipo di pasta ha una cottura molto lunga, quindi abbiamo bisogno di un pochino di tempo. Se volete farmi qualche domanda, sono qui per rispondervi. Eccoci. Un po'. Ancora molto al dente. Aspettiamo ancora un pochino. Quindi abbiamo preparato anche il piatto per fare il nostro impiattamento. Eccolo qua. Abbiamo scelto un piatto lungo. Va bene. Diciamo che queste sono un paio di porzioni. Sono 110 grammi di pasta, ma condita in questo modo è chiaro che non potete fare un piatto di pasta troppo grande. È abbastanza forte, è bello interessante. Oh. Adesso possiamo cominciare la nostra pasta. Mettiamo, come sempre vi dico, l'acqua di cottura non la buttate fin tanto che non avete terminato di mantecare la pasta, perché può tornarvi utile per ottenere la giusta cottura della pasta. Ecco, andiamo così, possiamo spegnere la pasta e andiamo a mantecarla. Dovrà risultare bella cremosa, quindi la facciamo tirare un po'. Allora, Salvatore, sentiamo cosa mi dici, aspetta che ti rispondo. Grazie Salvatore, buon pomeriggio anche a te. Ecco. La facciamo tirare bene bene, eh. In questo modo la pasta andrà ad assorbire tutto il sapore. Un consiglio che vi posso dare. Se andate in pescheria e comprate, vi danno l'opportunità di fare il vostro fumetto di pesce, quindi con qualche scarto del pesce, teste, vischi, miste. Voi lo preparate semplicemente in questo modo, mettete a bollire, mettete dell'acqua fredda, il pesce, sedano, carota e cipolla e pochissimo sale. Potete tranquillamente poi conservarlo sul gelato in barattoli di vetro. Nel momento in cui decidete di fare un risottino o una pasta con il pesce, potete utilizzarlo, come abbiamo fatto vedere altre volte anche con la bisque. Potete utilizzare sia il fumetto che la bisque e vedrete che avrete dei risultati stratosferici. Ve lo posso assicurare. Ecco qua. Ecco la nostra pasta. Siamo quasi, stiamo quasi ultimando. So che vi sto tediando, però i tempi sono questi. Quando si va in diretta, purtroppo. Ecco qua. Però ci siamo, siamo pronti. Così vi rendete conto anche della reale quantità di tempo che ci vuole per preparare un piatto. Ok? Eccolo. Benissimo.
nostra pasta è quasi pronta. Però non è uno spettacolo vedere la pasta che salta nella padella. Sì. È qualcosa di spettacolare. Poi basta sfornare un po' la fantasia e otteniamo tantissimi. Ecco fatto. Non tiratele eccessivamente, perché comunque il fagiolo cannellino tende poi a tirare e ad asciugarsi un po', per cui quando la vanno a mangiare rimane un pochino asciutta. Questa cremosità è giusta, quindi possiamo, prendiamo il nostro piatto, cominciamo a posizionare la pasta. Vedete, non abbiamo esagerato neanche con i pomodori, deve venire delicata. È vero che abbiamo messo i fagioli, però, come ripeto, abbiamo utilizzato un tipo di fagiolo molto delicato, i cannellini sono molto delicati. Ciao Tiziana, buongiorno! Ecco. Benissimo, ci siamo, la nostra pasta è pronta. Ecco qua, posizionate bene le cozze. Come vedete, due piatti, due porzioni, o anche un pochino di più. Mettiamo un pochino di prezzemolino. Sul bordo del piatto, in questo modo, come vedete, già acquista di più. Eccolo qua, ecco il risultato, il nostro piatto è pronto. Vi auguro un buon pomeriggio a tutti quanti, vi do un bacio e un abbraccio e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, e come vedete sta arrivando la primavera finalmente. Grazie della vostra attenzione, vi rinnovo il mio ringraziamento, un abbraccio forte e alla prossima. Ciao.